nel 2008 ha commissionato al raffinato regista salentino Edoardo Winsper un cortometraggio che è stato mostrato all'Espace Vuitton a Parigi e in Italia non è ancora uscito. Le Noces du Papier è un riuscitissimo esempio di quello che oggi viene definito il cortometraggio di moda. Ce lo racconta? In occasione del primo anniversario di nozze, una coppia piccolo borghese, ma proprio molto piccolo borghese, che è abitante nella periferia della città di Lecce, di fronte allo stadio, il marito vuole regalargli una borsa perché lei ha espresso questo desiderio. Lei lavora in un piccolo bar, però molto elegante, della città di Lecce, naturalmente una città di provincia, la borsa feticcio, la marca è molto importante, e vede che tutte queste signore benestanti hanno queste borse bellissime, Gucci, Fendi, Ferragamo e soprattutto Louis Vuitton. Allora lei dice: voglio una borsa di Louis Vuitton. Lui dice: come ce la facciamo? Lui è un ausiliare del traffico. E niente, dice: non è possibile perché costa 800 o 500 euro. Una volta ritornato a casa, quando lui è al lavoro, scopre che il preventivo per il regalo era di 25 euro. A quel punto si arrabbia, prende i soldi che lui le aveva dato per pagare la bolletta, l'affitto, rompe il suo saldanaio a forma di porcellino, si compra la borsa e quando ritorna a casa lui è furibondo. Dice: ma sai da chi l'ho presa? Da quel senegalese che abbiamo incrociato prima e ci è costata 7 euro o 15 euro. Allora lui a questo punto è mortificato, decide di buttare la borsa che pensa falsa e invece è vera, la butta in un sacchetto di immondizie, va da Louis Vuitton per comprare una vera, allo stesso andando in croce però il senegalese. Confrontando i prezzi, alla fine non ce la fa e compra la borsa che costava 800 euro, ma falsa. Quindi quando ritorna, lei e lui gli dice: ha fatto una sorpresa, non è più quella, lui mente, non è quella falsa, è quella vera, ma è falsa. È divertente perché in fondo era abbastanza rischioso per lui, ma sono stati molto spiritosi. I francesi dicevano: guardate, il fatto che ci sia la contraffazione è un danno, ma è anche un'assurda pubblicità. Quindi la Maison Louis Vuitton le ha imposto dei vincoli o l'ha lasciata libera di decidere sul tema, sulle scelte, quindi libero di esprimersi? Questa scelta è stata sua, quindi? Liberi, veramente. Quindi un'esperienza positiva, sì, assolutamente. Diciamo che se la moda ci tiene solo a far vedere il prodotto a discapito della storia e della trama, forse non è libera, non è ancora pronta, diciamo, per lasciare il mondo patinato della pubblicità, mentre se ha voglia di mettersi in gioco, un po' come ha fatto con lei in questo cortometraggio, effettivamente l'autenticità vince sulla paura. Certo. Secondo te la moda è pronta a liberarsi dall'ossessione della perfezione per raccontare storie autentiche, come richiede il cinema? Io non è che sono un esperto di moda, questo film l'ho fatto su commissione perché me l'hanno chiesto, hanno preso un francese, sembra una barzelletta, un italiano, un thailandese, una cilena. A me comunque dal punto di vista sociologico interessa la moda, mi interessa come viene percepita la moda. In Italia per esempio la moda veramente è uno status symbol, noi veramente siamo quello che vestiamo. L'eleganza, perché io penso che la vera eleganza è quando non si nota la moda. Non si nota quello che uno vede, l'interezza della persona con i suoi vestiti, i suoi gesti, la sua maniera di comportarsi, di parlare. Amo parlare di eleganza, ci sono delle persone che tu dici: ah, sono eleganti. Magari il corto di moda può essere un nuovo mezzo per esprimere, certo, la moda e dare la possibilità alla moda di fare un salto verso, direttamente verso il pubblico finale, in una maniera che ancora noi non conosciamo. Il cortometraggio può emozionare, è vero che puoi emozionare anche con uno spot, è vero, ma è un'emozione passeggera. Si fa ricordare di più, quindi se la marca in qualche modo
aspira a farsi ricordare di più, forse la scelta del cortometraggio in questo momento storico è vincente perché il consumatore sembra un po' più orientato verso l'autenticità, verso il rapporto diretto, diciamo anche tramite i nuovi media, Sì. internet. Come vedi questo rapporto nuovo, questa voglia da parte del consumatore finale di vivere l'interazione con la marca anche attraverso internet e cellulari? È una forma di distribuzione, di fruizione del cortometraggio molto più vasta. La vedo bene perché i cortometraggi prima raramente si vedevano, perché si vedevano al cinema, ai festival, a notte tarda su Canale 5 o Rai 3, altrimenti molto raramente. Invece su YouTube, su internet in generale, vengono visti da un sacco di gente. Io mi sono reso conto, per esempio, che il nostro piccolo cortometraggio se ne è parlato tantissimo via internet. Quindi, se gli stilisti oggi si rivolgono ai registi per rendere più autentica, insomma, la relazione con i loro consumatori attraverso delle storie, qualcuno sta anche tentando di diventare regista. Il caso di Tom Ford che si sta cimentando dietro la macchina da presa. E noi abbiamo pensato di organizzare un festival dedicato ai cortometraggi di moda che si chiamerà Style Star. Ecco, questo progetto unisce moda, unisce cinema e tecnologia e offre nuovi spunti per valorizzare l'Italia nel mondo, ma anche per scoprire nuovi talenti. Tu pensi che possa essere un'occasione anche per il cinema italiano? A me, per esempio, è molto divertito, anzi, avrei osato molto di più. Ero io che sono una persona educata, un po' noiosa, cioè sono un po' gentile, educata, vuoi che faccio questo? Lo faccio. E cerco di dissacrare un poco, cerco di, però fino a un certo punto, invece l'artista dovrebbe essere proprio libero e io mi considero libero. Ci sono dei condizionamenti mentali che uno ha e se viene concessa questa libertà, secondo me è un'ottima occasione per scoprire nuovi talenti. Piace così. Oh, finalmente mia. Allora.